Piazza Dante Napoli. Stamattina siamo qui al Pride Day, Autistic Pride Day, al quale partecipa anche la Consulta Popolare della Salute e Sanità del Comune di Napoli, Medici e Medicina Democratica. Fra poco alle nostre telecamere, ai nostri microfoni, sentiremo le voci dei partecipanti ma anche degli organizzatori. Seguite il servizio. Questa mattina è una giornata importantissima, la Autistic Pride Day. Lei, oltre a essere presidente di questa importante associazione, è anche il papà di un bambino autistico. Sì, talmente che sono preso da questa problematica, dicono i miei amici autistici, perché stanno anche gli autistici che vogliono rappresentarsi, Asperger, con noi, che sono anch'io facente parte della loro famiglia, quindi ci tengo a tutelare i loro diritti. È la prima volta che a Napoli il Comune ha concesso l'assessorato alle pari opportunità della sanità, l'assessore Mina ha concesso per una giornata mondiale, la giornata Autistic Pride Day, dell'autismo, l'orgoglio autistico, questa piazza. Io sono orgoglioso di rappresentare i diritti negati delle persone autistiche e delle famiglie, che molte volte non riescono a comunicare, e noi diamo strumenti, vogliamo farli stare nelle linee guida nazionali, mondiali, che scrivere con le tecniche informatiche, con l'ICF, adattandole ad ogni forma di comunicazione per farli partecipare. L'unica categoria, gli autistici, che non sono nelle linee guida mondiali, nazionali. Ho parlato col ministro, altrimenti diventano violenti, non riuscendo a comunicare tutto quello che hanno dentro, le loro problematiche, e vengono chiusi negli istituti. Quindi io mi batto per ogni forma di comunicazione e per aiutare le famiglie a dare le linee guida che servono sia per le famiglie che per le istituzioni. Ho presentato un progetto CRIA nazionale, regionale ed europeo, e sono qui grato a tutte queste associazioni della cittadinanza attiva che mi sono vicine per dare forza sindacale alle nostre rimostranze, che le famiglie non ce la fanno. Perfetto, più. Paolo Fiero, dottore, buongiorno. Anche lei stamattina a questa importante manifestazione, una domanda proprio tagliente. La GLAXO, nel documento annuale, ha riconosciuto pienamente la connessione fra vaccini e autismo. Qual è la sua posizione? Guardi, secondo me è una cosa ancora da definire. Non possiamo, diciamo, sì, probabilmente è un problema multifattoriale, non si può parlare, diciamo, in questi termini immediatamente, diciamo, della connessione con i vaccini o solo con i vaccini. È un discorso da studiare e onestamente non ci sono ancora dati scientifici tali da poter definire con esattezza la problematica, tanto più che, voglio dire, questo poi è il senso di questa giornata, si associa quasi sempre questo problema dello spettro autistico con la disabilità e la malattia. In realtà oggi questo proprio vogliamo dire, si tratta prima di tutto di una diversità che viene molto spesso emarginata, per cui diversi di questi soggetti non sono dei disabili, non sono degli ammalati, anzi hanno delle facoltà che vanno pure oltre voglio dire, per quanto riguarda l'udito, per quanto riguarda gli organi sensoriali, la capacità per esempio di calcolo, eccetera, che, diciamo, è documentata. Abbiamo avuto degli esempi eccellenti nella storia, no? Si dice che persino Einstein fosse un autistico, per cui, diciamo, la problematica è complessa. Qua si tratta di stabilire prima di tutto un'attenzione al problema e attenzionare anche la scienza. Io ho studiato in un periodo in cui questo problema non veniva proprio citato, veniva appena accennato, quindi è una problematica nuova verso cui però le autorità sanitarie e in genere la nostra società deve aprirsi con l'idea che si tratta prima di tutto di diversità, come i capelli, diciamo, di un certo colore o il colore della pelle, non necessariamente associata a disabilità e a patologie. Marco, stamattina è una giornata importante, di autismo molti ne parlano, però poi nella realtà si fa veramente poco.
Beh, io cerco di fare la mia parte, rappresento i Giardini del Gauro, che sono questi orti urbani situati a Pozzuoli, nella zona di Monteruscello. Il Gauro è un bellissimo vulcano dei Campi Flegrei e in questo posto insegno alle persone ad avere un contatto con la natura. In particolare per i ragazzi autistici la mia idea è che, siccome il pensiero del genitore è sempre quello del dopo, quando poi i genitori non ci saranno, cosa faranno? E poi alla fine li iscrivono a corsi di ballo in piscina e mille altre cose che sono anche importanti per loro. Però io cerco di insegnargli a dar da mangiare alle galline, prendere due uova, farsi una frittata, raccogliere due pomodori, preparare un'insalata. E sono quelle cose che cercano di rendere autonomi questi ragazzi, cioè farli sentire meno diversi ma più capaci di sopravvivere. Del resto, se l'autismo... Soprattutto avere anche un contatto con la natura diretto. E che rasserena. Rasserena tutte le persone, anche perché loro hanno una ipercezione di tutti i rumori, quindi tutti i fastidi della società, e devo dire che in questo mi sento molto autistico anche io, perché la città non la sopporto più. Grazie. Mauro Migliazza, buongiorno. Una giornata straordinaria quella di stamattina, non ha probabilmente precedenti. Allora, non dovrebbe essere una giornata straordinaria, ma dovrebbe essere una giornata normale. Perché noi, anche come Comitato San Gennaro, stiamo affrontando da anni il problema del disagio mentale. Qui abbiamo il problema degli autistici, ma è globale la problematica. Proprio abbiamo avuto esperienza di questi periodi che un intervento multidisciplinare ha il suo effetto. Che significa questo? Che non c'è solo la farmacologia, ma c'è l'accompagnamento, e l'accompagnamento significa il dialogo, l'ascolto, la relazione, la condivisione con gli altri, come abbiamo visto l'altro Amalfi, chiamiamole terapia, ma le chiamo proprio vita e umanità, l'orto, noi abbiamo fatto esperienze nell'Esira, abbiamo... Inserimento nella società. Inserimento nella società soprattutto, si possono fare tante cose, ma ci vuole formazione, ci vogliono fondi. Ci vuole dialogo fra le parti, perché noi abbiamo lo psichiatra da una parte, l'operatore sociale da una parte, lo psicologo da una parte, la sofferenza anche che trovano. Quindi manca la squadra? Delle volte manca la squadra e il dialogo, si va come a organi, prima lo psichiatra, poi lo psicologo, poi l'operatore sociale. Invece noi abbiamo visto al San Gennaro che, accompagnando delle persone e facendo questa rete umana e professionale, diciamo informale, abbiamo accompagnato delle persone con varie problematiche, perché i disagi sono tanti, qui parliamo dell'autismo, ma lo ripeto, sono tantissimi, la pandemia l'ha acutizzati, che il passaggio era questo, la relazione umana, portarlo all'assistenza sociale, portarlo allo psicologo, se aveva un intervento. Questo significa, bisogna dare voce ai dottori, agli operatori e metterli insieme.